Ciao ragazzi, allora, una serata di festa, mi sono preso un po' di tempo prima di cominciare a registrare il video perché mi volevo godere questa serata di festa clamorosa con la Juve che batte il Milan 4-0 e conquista la sua quarta Coppa Italia consecutiva e adesso si attende la matematica, potrebbe essere il quarto double consecutivo. Io credo, sono fortemente convinto che la gente non abbia capito in che periodo storico stiamo vivendo e della meravigliosità di questa squadra, di questi ragazzi, di questo allenatore. 7 campionati consecutivi sarebbero, perché uso ancora il condizionale perché non è ancora matematica, qualcosa che nella storia non sono mai andati neanche vicini a fare, perché si sono fermate tutte a 5, Juventus, e ci metto il Torino, perché le altre neanche le nomino, visto che uno è stato assegnato gentilmente a tavolino. Ma anche il Torino, però, quello che molti non dicono è che in teoria, se avessero mantenuto l'ufficialità del campionato dei Vigili del Fuoco della Spezia, sarebbe fermato anche lui a 4. E quindi, insomma, 5 campionati era record, tu sei a 7 adesso, cioè hai moltiplicato, cioè nei campionati che contano nessuno ha mai fatto ciò. Aggiungo soltanto che mettendo il campionato francese nei campionati che contano, anche se non è proprio dentro, ci metti dentro anche che hai raggiunto il Lione. È stato qualcosa, sono annate pazzesche. Qua si tratta di quasi un decennio dominato dai colori bianconeri che hanno vinto, fatemi fare un rapido calcolo, 7, 10, 14 trofei in 7 anni, cioè la media del per 2. E ci siamo già garantiti comunque un'altra finale, comunque vada quella di Supercoppa. Ho sentito che la dovrebbero fare il 12 agosto, ma qua ne parleremo, spero che non sia quella la data, però poi ne parleremo. Che devo dirvi, ragazzi, sono estasiato. Questa squadra, pure nel momento di difficoltà, ha tirato fuori tutto quello che è andata a portarsi a casa 2 trofei, uno sicuro, l'altro diciamo addirittura d'arrivo. Pazzeschi, pazzeschi. Questa coppa io mi aspettavo che la Juventus potesse vincerla, ma non me l'aspettavo così netta, cioè un 4-0. Oggettivamente fatico a ricordarmi un 4-0 della Juve in una finale di Coppa Italia. Mi ricordo un 4-0 con la Lazio in Supercoppa, in Coppa Italia onestamente a memoria non ce l'ho presente. Il Milan si arrende, il Milan che è stato volenteroso, ha fatto la sua partita, non gli si può dire nulla al Milan, solo che questa Juve ha sfruttato anche tanto le occasioni che ha avuto. Donnarumma ha fatto delle parate eccezionali fino all'1-0, Benatia l'ha sbloccata, il tanto, tanto chiacchierato Benatia che si diceva perché non gioca, perché di qua, perché di là, gioca e fa 2 gol oggi. Benatia segna una partita comunque che io ho visto già dal primo tempo, la Juve girava bene la palla, il Milan girava a vuoto, correva a vuoto, quindi si vedeva che la Juve, certo che poi rischi, perché comunque rischi, quando sei una finale c'è sempre il rischio, però la Juve sembrava veramente una squadra con la testa nella partita, cosa che non si vedeva da un po'. Il gol di Benatia ha scosso probabilmente anche il Milan, sicuramente ha scosso tanto Donnarumma perché subito dopo, praticamente in 8 minuti, ha preso 3 gol, di cui 2 onestamente ce l'ha sulla coscienza Donnarumma. Il secondo gol, il gol di Douglas Costa è stato un tiro sicuramente improvviso, difficile da leggere perché non l'aveva vista, ma quando l'ha vista ha provato secondo me la scelta peggiore per il portiere, cioè cercare su un campo viscido di bloccare il pallone. E lì si vede l'esperienza di Buffon perché c'è stato un tiro simile, non mi ricordo se di Calhanoglu o di Suso, che è stato deviato. Il portiere deve rinviare buttarla in angolo o buttarla sull'esterno, non puoi cercare la presa. Lui ha cercato la presa, la palla viscida gli è scappata. L'errore grave è sul terzo, perché la palla era morbida, aveva il tempo un po' di fare quello che voleva, chiaro che lì poi ti scappa. Benatia è stato bravissimo, lui ha avuto l'istinto del killer, l'istinto alla Inzaghi aggiungerei. Però è chiaro che lì poi i difensori non se l'aspettano, lì che il portiere perda quella palla, lì la partita era già abbondantemente secondo me chiusa. Poi è arrivato l'autogol di Kalinic a sigillare il 4-0. Devo ringraziare questa squadra per le emozioni che mi stanno dando, perché sono una squadra eccezionale, mi ha fatto anche arrabbiare, ma soprattutto gioire in questi anni. E niente, adesso spero di chiudere in fretta il campionato, possibilmente già domenica, e programmare con la società, aspettare la programmazione della società per il prossimo anno, perché con questa squadra sono sicuro che le soddisfazioni non sono finite, ecco, insomma. Ragazzi, primo anno di VAR, tanto chiacchierata, un trofeo arrivato, l'altro in dirittura d'arrivo. Nonostante il VAR, nonostante le chiacchiere, noi continuiamo a essere la vecchia signora vincitrice di tutto. Ciao ragazzi!